Amici e amiche di Andy Channel, bentornati su Europa Universalis 4. Quello che vedete non è un brutto sogno. Quello che sembrava essere l'alba di un nuovo capitolo della Grande Repubblica Romena sta diventando l'alba di un capitolo molto, 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 molto doloroso. Rido per non piangere, perché questo non è un brutto sogno, questa purtroppo è la situazione attuale in cui una guerra di coalizione con Venezia, Austria, Castiglia, Francia e un'altra miriade, Papa che è tutta l'Italia, e un'altra miriade di piccoli stati stanno letteralmente distruggendo la Romania, la grande Romania. Va bene, non perdo tempo, ho singhiozzo. Voglio piangere, ma cercherò di combattere fino all'estremo delle mie forze questa battaglia finché poi non sarà il caso di chiedere una pace e tanti saluti. Venezia è la leader della coalizione e dovremmo pagare a Venezia eventualmente denaro, qualsiasi cosa. Adesso vediamo quello che riusciamo a combinare. Se riuscissimo a vincere qualche battaglia, io ne sarei eternamente grato ai miei uomini, ma dobbiamo vedere perché i nostri amici, barra nemici di Francia, Papa e Austria sono molto forti e molto veloci. Abbiamo perso pure un punto di stabilità, così per gradire. Molto forti e molto veloci, quindi potrebbero portare supporto. Esatto, ad esempio così, e anche l'assedio di Budapest diventa una debacle per il nostro esercito. Sono velocissimi. Hanno in totale qualcosa come 300.000 uomini, mentre noi ci barcameniamo sui 100.000. Non c'è partita, non c'è paragone. Velocizzo a 4 perché sta per diventare qualcosa di molto pericoloso e doloroso. Non ho altri termini. Praga è già caduta, siamo già al meno 49%. Potrei chiuderla subito per evitare devastazione e danno. Tenterò ancora un paio di sortite, ma è chiaro che la situazione è tragica. È tragica, non mi sono mai trovato in tutta la mia carriera in una guerra di questo tipo nel 1646, perché di solito sono talmente forte che questo non accade. In questa partita in cui ho giocato ovviamente molto più basso rispetto, basso profilo, partita alta si dice, rispetto al solito mi trovo in difficoltà per ovvie ragioni, ma non ci posso fare nulla. E tanti saluti. Intanto abbiamo chiuso le idee romene, ci sblocchiamo anche l'ambizione dell'improved relation, si sarebbe servito forse prima per evitare la coalizione. Ai noi, ai noi. No, 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 non andiamo a incastrarci in Epiro perché sennò è la fine, con le navi non ne usciamo più. Anche l'Inghilterra, no, l'Inghilterra è sotto la Russia, non sotto la Francia, ho dimenticato. Ragazzi, che storia brutta, ma brutta forte. Chiaramente il logoramento, eccetera, farà danni anche a loro. Forse arriveranno ad avere una War Exhaustion gialla, forse, ma questo ci permetterà di avere una pace un po' migliore rispetto a quella che potremmo fare adesso con una alzata di, come si può chiamare, di bandiera bianca. Ma non, questo non toglie che siamo in un casino inenarrabile. Siamo ficcati in un casino inenarrabile. Ok. Francesi con 78.000 uomini avanti e indietro. Wow. A questo punto metto insieme i miei e provo ad attaccare. Non so nemmeno io, ragazzi, sono confuso e non so davvero che cosa possa essere meglio. Diamo alla Boemia il tratto defensive, chiediamo di cercare di difendere il proprio territorio, ma. Ai ai ai. Ai ai ai.
quante botte che stiamo prendendo. È la prima volta che vediamo una debacle di questo tipo su questo gameplay. Forse nelle mie prime partite di EU4 avevo avuto guerre di questo tipo, ma beh, questo dimostra una cosa, che EU4 è un gioco in cui non si smette mai di imparare e che gli errori si pagano tantissimo. Ma che serve anche una certa dose di bravura per non fare rage quit e continuare a combattere incessantemente. Tutti cadono, in pochi si rialzano. Vediamo quello che riusciremo a fare appena. Oh, merda. Ah, è riscattata una battaglia campale con tutti. Scappiamo prima che sia troppo tardi. Oppure potrebbe arrivare la Boemia e darci una mano. Dove cazzo è la Boemia? No, sta andando in direzione opposta. Prendiamo anche inflazione, guardate un po'. Dovrebbe essere qui la mia capacità sarà soltanto quella di gestire una patch, una sconfitta totale nel modo migliore, in modo da non in modo da poter recuperare. L'imperatore è tornato all'Austria. Ma l'Austria, scusate, non era riformata? Strane cose accadono. Va bene, facciamo una cosa. Non ha senso, non ha senso. Iniziamo dicendo, cos'è che vi dà il war score massimo? Vienna, Creta, Venezia. Beh, questo è perfetto. Perché? Vienna, Creta, Venezia. Vienna mi serve relativamente a poco, essendo una città che ha cultura e religione diverse da me. Venezia non è difendibile, cultura e religione diversa da me. Creta purtroppo mi serve, ma è un altissimo war score che posso di nuovo conquistare attaccando Venezia a tradimento più avanti. Quindi di queste tre province che vado ad offrire, un 41% di war score, Creta è l'unica cosa che mi fa male. Poi facciamo un Release Nation. No, scusate, un Cancel Subject. Baviera. La Baviera è un problema perché mi dà un punto in più di relazioni con cui vorrei fare un'alleanza. Ormai dovrò fare più di un'alleanza dal momento che la Russia e i Mamelucchi sono quello che sono, ma comunque volevo annetterla per darla alla Boemia. Questa cosa non sarà fattibile, però siamo già al 53% senza avere perso nulla che compromette la partita. Per ora. Annullare i trattati, smettere la rivalità con la Francia, mi porta. No, Venezia non la vuole. Smettere la rivalità con. Terminare la rivalità è qualcosa che non vogliono. Quindi andiamo a vedere. Cedere provincia, però adesso lasciamo perdere. Return Core. Qualcosa che potrebbe essere mo visto molto bene è Poznan alla Polonia. E Poznan è qualcosa di della Boemia. Peste d'Ungheria. Sternberg e Brandeburgo. Queste sono tutte cose che si potrebbero fare. Tranne che gli ottomani sono sempre contenti. Ok, avanziamo. Rilasciare una nazione non è in discussione. Ovviamente se rilascio Nitra per dire pace fatta, amici come prima. No. Rilascio di Ragusa nemmeno. Pensate un po' quanto è pesante la pace che mi vogliono imporre. Annullare i trattati non serve, altri trattati, Transfer Trade Power, questo è voluto da Venezia. Questo praticamente è interessante perché è soltanto per la durata della tregua, diamo il Trade Power a Venezia. Noi guadagniamo tantissimo trade. Trasferire il nostro Trade Power, la metà, significa che da Costantinopoli questo va a Venezia, ci impoverisce molto, ma dura soltanto per questa tregua e sono altri 30 punti. Se poi aggiungiamo le war reparation e del denaro, io chiudo, la chiudo qua. Io la chiudo qua. Io la chiudo qua e perdo. La chiudo qua e perdo. Adesso mi troverò in serie condizioni di difficoltà economica, ma la mia integrità territoriale è relativamente salva. Abbiamo perso Creta, Venezia e Vienna. La mia integrità, da un punto di vista, non ho rilasciato nessuna nazione. I miei nemici hanno guadagnato relativamente poco.
Adesso noi dobbiamo portare i remi in barca, assolutamente. Posso chiedere denaro a questi? Magari. Non ho problemi di ribelli, posso disattivare anche i forti. Questo ragazzo è un episodio importante perché Rinascita. Abbiamo preso un prestito, cazzo. Dobbiamo pensare alla rinascita. Allora, fortunatamente il trade adesso è dimezzato. Guadagniamo 15 in meno e diamo a Venezia 9 ducati e 83. La tregua, aspettate, aspettate, aspettate. La tregua finisce nel 63. Nel 63, ragazzi. Fra 15 anni. E questi 15 anni saranno molto pesanti a meno che io non dichiaro di nuovo guerra a Venezia, che è alleata di Francia e Napoli. Quindi se io dichiarassi guerra, ad esempio, a Napoli, alleata soltanto di Venezia. Non soltanto romperei la tregua, ma romperei anche le condizioni di pace che io ho promesso ai veneziani. E quindi invece che 15 anni, questi si prendono i soldi per 15 giorni. E quindi praticamente io ho perso soltanto le tre province, il resto lo prendono in saccoccia. È rischioso, ma va fatto assolutamente. Perché poi i veneziani, magari in pace, chiediamo di nuovo il territorio che abbiamo perso. Ma per farlo devo dichiarare guerra a Napoli ASAP, prima che Napoli si vada ad alleare con qualcun altro. Potrebbe essere il Papa, potrebbe essere la Francia, potrebbe essere chiunque. Noi dobbiamo immediatamente dichiarare guerra a Napoli. Ora, fermi. La Russia potrebbe. La Russia non vuole più. Perfetto, sono ostili. I russi ora sono ostili, sono miei nemici. Come doveva essere, sin dal principio. Russia nemica, li attaccheremo e li distruggeremo. Abbiamo bisogno di fare un round di alleanze. I Mamelucchi accettano nuovamente e gliela perdono perché erano in guerra contro gli ottomani e cosa cazzo fanno? Ai russi invece non perdono niente. La Prussia può diventare mia alleata e in funzione antirussa questo mi piace a bomba. Quindi ora Russia e Prussia e Mamelucchi sono roba mia. E Boemia. Ok. Abbiamo uno slot in più? Sì. Questo slot in più lo sfruttiamo per un'altra alleanza. Portogallo, la Pomerania non è male. La Pomerania non solo non è male, la Pomerania è molto buona. Pomerania può essere un ottimo alleato e odia chiaramente l'Austria. Ok, adesso abbiamo Pomerania, Prussia e Mamelucchi. I russi, lo ripeto, sono sempre stati un'alleanza inutile, quindi non averli non mi cambia la vita. E il fatto di poterli umiliare e distruggere mi fa molto piacere. La guerra tra la Grande Repubblica di Romania e la Russia avverrà, sarà pesante. Tanto ripaghiamo tutti i debiti. Questo è veramente molto buono. Qui abbiamo il denaro. Visto che qui c'è un problema russo, Belz mi costruisce un forte di livello 4. E basta per adesso. Perché qui dobbiamo bloccare eventualmente. E poi dovremmo potenziare gli altri forti. Ok. Dannati francesi, colpa loro. È tutta colpa loro. Vediamo se riusciamo in questa manovra contro Venezia. Se ce la facciamo è fantastico, se non ce la facciamo, it was worth trying. Ok,
Il denaro ci serve, le conversioni le porteremo avanti più dopo, non adesso. Adesso c'è l'operazione revanchismo rumeno in corso. A quanto siamo con la registrazione? 15 minuti, ok. Scusatemi, devo controllare. Voglio vedere se la mia incapacità di prevedere la guerra di coalizione può essere, diciamo così, gestita dalla mia capacità di rendere le condizioni di pace migliori rispetto a quello che in realtà abbiamo. Perdere Vienna è stato veramente brutto. Però non possiamo farci nulla. Forza che ci siamo quasi, 17 punti. Napoli è molto debole, dichiareremo guerra immediatamente, semplicemente per rompere la situazione di tregua con Venezia. Stop. 18 e 59, intanto portiamo in posizione gli uomini e le navi. Ora attiviamo i forti. Il mantenimento. Guardate che danno all'economia ci stanno dando. Conquest casus belli su Napoli. Stop. Ora, se noi dichiariamo guerra con l'obiettivo di prendere Bari, Napoli e Venezia saranno in guerra contro di noi. Confermiamo. Ora ci troviamo in guerra contro Venezia. Abbiamo bisogno di una flotta, chiaramente. Andiamo immediatamente a bloccare il porto di Venezia. Gli austriaci purtroppo non ci danno il diritto di passaggio, queste bestie infami. Ma se lo danno ai veneziani, poi lo devono dare anche a noi. Esatto. Tutti insieme appassionatamente a Venezia, ora. Stop. Allora, War Reparation meno 9,74 è ancora attivo. Trade è ancora basso. Non è andata come speravo. Diavolo. Andiamo a prendere immediatamente Treviso. Il Papa potrebbe darmi un diritto di passaggio, sì. Questo significa che. Aspetta. Come? Ah, ci sono i forti, chiaro. Prima dobbiamo abbattere il forte di Treviso e poi possiamo andare avanti. Usiamo il bombardamento navale per abbattere. Per abbattere i forti. La prima volta che lo uso mi sembra abbastanza inutile, ma va bene così. Se facciamo cadere ora Treviso. Ah, una cosa che devo fare è andare a recuperare Creta. Non dimentichiamocelo. Maledetti. Gli austriaci che si sono ripresi Vienna, maledizione. Ma il bello di questa partita è questo, non è una partita incardinata su dei binari definiti, è una partita che mi ha scombussolato un po' i piani, ma mi piace. Tanto andiamo avanti con le conversioni adesso. Velocizziamo a 4. Una volta che Treviso cadrà, sarà tutto relativamente più semplice. Tanto Napoli porta 11.000 uomini a Graz e noi li distruggiamo. Abbiamo 4 volte tanto. Esatto, carica Linzia, va bene. Treviso cade, noi andiamo a marciare a Salerno e a Venezia. Perfetto, adesso anche Venezia viene messa sotto attacco. Possiamo chiamare in guardia degli alleati, Mamelucchi. E adesso entrerebbero, guarda un po'. Anche prima erano impegnati contro gli ottomani. Fra 2 anni possiamo di nuovo attaccarli. Mentre la Francia non ci può fare niente per i prossimi
1963. Venezia caduta. Questo episodio però deve durare un filino di più. Soltanto un filino di più perché voglio che... Cioè, è iniziato male. Voglio che non finisca così male come è iniziato. Ci hanno catturato... ci hanno catturato la flagship. No, non proprio male. Di più. Chiediamo ai mamelucchi di entrare in guerra perché hanno la flotta. Ma dimmi te, mi hanno catturato la flagship. Questo non ci voleva davvero. Pazzesco. Andiamo a prendere Bari, va. Facciamo cadere la capitale. Pazzesco. Quanta sfiga in due episodi, ragazzi. Questa è carne per gli haterini, eh. Questa è veramente per gli haterini bravini e i campioncini e sarà una roba pazzesca. Ok, fermi tutti, cambio burocrate perché questo mi fa cagare. Essendo un bel... No, questo è il sultano. Essendo un bel bubbling buffoon. No burocrate, Serlat, duca... Scarlet Duca di Waldstein, va bene. O Duca Waldstein, non so come cazzo sia. Improve relation meno 20%. Beh, andiamo alla grande, direi. Chiudiamo l'economica, ragazzi. Production più 10. E finalmente possiamo attivare una policy. Dov'è? Il Public Welfare Act. La stabilità costa meno 10%. Meno National Rest. Poca roba, per carità. Però, visto che è gratis, prendiamocela. Ma il fatto di aver chiuso le economiche ci dà un vantaggio che non mi ricordo. Il development costa meno. Questo è buono. Questo è davvero buono. Dai che facciamo cadere qui. Adesso il punto è che vattene a riprendere tu la flagship. Sì, è il casino. Ok, la Russia adesso ha terminato... Terminata la tregua tra noi e i russi. Siamo circondati, fratelli di Romania. Ma vabbè, la vecchia Vallachia, sapete un po'. Ok, stop. Ora, la flagship se la tengano. Venezia ci dà Creta. Senza dire nulla, ci dà i soldi. E le war reparation. Meno due? Meno due soldi allora. Ok. Creta, ragazzi, torna nostra. Quindi per adesso abbiamo perso Venezia e Vienna. E per quanto riguarda il denaro, invece, quello l'abbiamo perso, punto e basta. Adesso facciamo una pace a questi ragazzi che fanno pietà. Non voglio espandermi. Però possiamo forzare la religione. Questo è divertente. Stop. Tutti a casa. Amici, la chiudiamo qui. Purtroppo abbiamo perso in questa guerra di coalizione Venezia e abbiamo perso a Vienna. Il trade è ancora, purtroppo, si dice, metà a Venezia, però le war reparation adesso non siamo noi a spendere 9 per turno, ma sono loro a darcene 5. Almeno questo l'abbiamo un pochino sistemato. Vediamo nel prossimo episodio cosa riusciamo a fare. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento alla prossima.